Bentornati amici e benvenuti per i nuovi utenti che guardano per la prima volta un mio video su YouTube. Tra l'altro ne approfitto, apro una parentesi, qui sotto c'è un pulsante con scritto iscriviti di colore rosso, ci cliccate, è gratuito, non vi costa niente, però supportate il canale e aiutate me a crescere su YouTube. Sempre accanto al pulsante iscriviti c'è una campanellina, l'attivate, cliccate su tutte. Così sarete sempre aggiornati sui miei video che usciranno settimanalmente nel weekend alle ore 18. Detto ciò, come avete letto dal titolo, oggi andremo a vedere insieme come sostituire le candelette su una Renault Scenic terza serie 1.5 di cilindrata turbo diesel anno 2009. Andremo a vedere insieme le tecniche da adoperare per smontare le vecchie candelette e le tecniche da adottare per inserire le nuove candelette. Siccome mi sembra di aver parlato anche già troppo, adesso basta, partiamo, ma prima sigla, vai! Allora amici, come prima cosa andiamo a togliere questa fascetta qui di ferro su questo manicotto, quindi prendiamo un pappagallo, vedete com'è fatta? Quindi noi andiamo a mettere il pappagallo qui, premendo queste due asticelle la spostiamo più verso il basso, ecco fatto. Una volta tolta la fascetta di ferro prendiamo un cacciavite piatto e andiamo ad allentare un po' la gomma, visto che è incrostata, e piano piano giriamo. Ecco, sta già avvenendo, vedete? Ecco fatto, il primo è stato tolto. Poi andiamo a togliere questo dado qui che ferma la staffettina del manicotto, quindi prendiamo un bussolotto da 10 e svitiamo, lo allentiamo e poi svitiamo a mano. Piattino calamitato. Tac. Poi andiamo a svitare questo perno che ferma un'altra staffettina. Proviamo a mano. Eccolo qua. Piattino calamitato. Tac. E a questo punto possiamo sfilare questo manicotto. Allora amici, adesso per togliere il manicotto vi faccio vedere una cosa. Zoomiamo. Dobbiamo andare ad allentare questa fascettina di ferro. Vedete? Qui c'è questo anellino. Noi inseriamo un cacciavite piatto, lo spostiamo verso l'esterno e allentiamo la fascetta. Una volta allentata la fascetta di ferro, vedete, me la sono portata verso di me, possiamo anche toglierla. A questo punto giriamo e poi sfiliamo, ecco fatto, perfetto. Adesso andiamo a svitare questo perno qui da 10. Allentiamo e svitiamo a mano. Piattino calamitato. A questo punto, avvicinati cameraman, andiamo a togliere queste alettine qui. Spingiamo dal basso. Tac. Facciamo la stessa identica cosa anche a questa di qua, sotto il tappo dell'olio. Tac. E il coperchio già si muove. Però bisogna togliere questo dal suo incastro. Questo, vedete, è appoggiato qui sopra. Basta semplicemente alzarlo. Per agevolarci il lavoro, quindi per togliere il coperchio, andiamo a togliere queste due viti, 1 e 2, sono da 8, in modo da spostare il tappo verso il basso e avremo più spazio per togliere il coperchio. E andiamo ad allentare le due viti. Io le avevo già allentate un po'. Una volta allentate andiamo a svitare a mano e due, piattino calamitato, e a questo punto possiamo spostare questo verso il basso e qui avremo già più spazio per poter togliere il coperchio. Allora, il coperchio ha un'altra vite da 10 che si trova qui dove sto indicando col dito, quindi una volta appoggiata la chiave, bussolotto da 10 come vi ho detto, andiamo ad allentare anche questo. Una volta allentato togliamo la chiave e andiamo a svitare a mano. Ecco qui l'altra vite, piattino calamitato, e a questo punto dovrebbe essere libero il coperchio, quindi riproviamo.
Ecco fatto. Una volta tolto il coperchio, andiamo a togliere i connettori che sono sopra le candelette. C'è questa levettina qui di plastica, la tiriamo così verso di noi. È un po' dura, comunque basta sollevarla. Ecco fatto, sono un po' duri. Una volta tolto, ecco qua il connettore. Qui troviamo la nostra candeletta, non so se riuscite a vederla. Qui c'è la nostra candeletta, appoggiamo il bussolotto per le candelette da 10. Quindi andiamo a mettere il bussolotto specifico per candelette da 10, quello che abbiamo utilizzato anche sulla Fiat 500L. Se non avete visto il video, vi lascio qui in alto il video per vedere lo smontaggio delle candelette sulla 500L. Una volta appoggiato, vedete, possiamo svitare. Una cosa che mi sono raccomandato anche nell'altro video, anche quello lì dove smonto le candelette sulla 500L, quando andiamo a svitare la candeletta non facciamo mai questo movimento così, mai così, ma diamo la botta secca. Prendiamo e facciamo pa, perché se andiamo a fare un movimento così lento rischiamo di spezzare la candeletta all'interno. Quindi botta secca, se la candeletta viene possiamo passare a svitarla. Se sentiamo che dura, fermiamoci e lasciamola dov'è, perché vuol dire che è incrostata. Quindi o ci soffiate con l'aria compressa, fate un bel bagno di WD-40. Però vi ripeto, se date la botta e comunque è dura, lasciatela stare dov'è, se non ve la sentite, perché c'è il rischio che si possa spezzare all'interno e dopo un bel problema. Quindi ecco fatto, questa è venuta subito, semplicemente. Adesso possiamo svitarla a mano. Una volta allentata, prendiamo una calamita e andiamo a sfilarla. Vedete? Poggiamo sopra e sfiliamo la nostra candeletta. Eccola qui. Perfetto. Adesso andiamo a smontare quest'altra candeletta. Spostiamo questa guaina con i cavi. Ecco qui. Questa qui è la levetta che noi dobbiamo tirare. Quindi prendiamo e sfiliamo verso di noi. Ecco fatto. E anche la seconda è libera. Eccola lì, la vedete? Quella è la candeletta. Eccola là. Andiamo a mettere il nostro bussolotto da 10 qui sulla candeletta. Ecco fatto. Chiave a cricchetto. Io, amici, non ho soffiato e non ho messo il WD-40. Voglio provare in questo modo. Comunque fate questo lavoro sempre motore caldo, soffiata e WD-40. Proviamo, tanto se viene subito non abbiamo problemi. Se poi sentiamo che è dura, a quel punto andiamo a mettere un po' di WD-40. Ecco fatto. Perfetto. Avete visto, m'ho fatto, io ho dato la botta secca. Motore caldo ci agevola il lavoro, perché comunque l'alluminio diventa più morbido, si dilata col calore, quindi svitiamo meglio le candelette. E anche questa è svitata. Lavoro semplicissimo. Calamita. Ecco qua l'altra candeletta. A questo punto andiamo a togliere anche la terza candeletta. Qui. Questa si dovrebbe sfilare meglio. Mi sono aiutato con una pinzetta a beccuccio. Ecco qui la nostra terza candeletta. Questa si vede meglio, vedete? Il bussolotto da 10. Questo conviene mettere il bussolotto e far passare il chiavino qui. Almeno la chiave sta più dritta e svitiamo meglio. Cricchetto e botta secca. E svitiamo. Vi ricordo che questa è una Renault Scenic 1500 di cilindrata, anno 2009, e ha ben 210.000 km. E nonostante ciò le candelette stanno venendo via bene. Incrociamo le dita anche per l'ultima. Ecco fatto, una volta allentata prendiamo la nostra calamita e sfiliamo la candeletta. Eccola qui. Vedete, l'ho fatta passare lì in mezzo. E questa è la terza. Adesso andiamo a smontare la quarta. Io a questo punto andrei a togliere questo connettore qui. Quindi alziamo qui e sfiliamo.
magari ci agevola il lavoro, ecco, poi lo andiamo a ricollegare dopo e andiamo a sfilare quest'altro, vedete qui giù, questo lo andiamo a tirare verso di noi. Se non c'entriamo con le dita, prendiamo una pinza a beccuccio, la inseriamo qui e sfiliamo. Ecco fatto, abbiamo tolto anche il quarto, vedete? E lì c'è la candeletta, quella lì che luccica, e lì giù, eccola lì, la nostra candeletta. Andiamo a inserire il bussolotto sopra, ecco fatto. Svitiamo a mano, calamita e sfiliamo la nostra candeletta. Eccolo qua, vedete? Perfetto. Queste sono le candelette che ho acquistato su internet da Andreini Ricambi, un ricambista qui della mia zona dove acquisto spesso ricambi. Infatti lo ringrazio. Pagate 35 euro, vi lascio il link sotto in descrizione. E adesso andiamo ad aprirle. Eccole qua, le nostre quattro candelette. Perfetto. Andiamo ad aprire la prima candeletta. Eccola qui. La paragoniamo con l'originale. Vedete, sono uguali. Stessa lunghezza. Una volta verificate sono uguali a quelle nuove appena arrivate, possiamo passare ad installarle. Prendiamo la nostra calamita, la appoggiamo qui e andiamo ad inserirla. Ecco fatto. Una volta inserita, prendiamo il bussolotto da 10 e stringiamo. Perfetto. Una volta stretta a mano, prendiamo la chiave a cricchetto e andiamo a stringere col cricchetto. Quando sentiamo che la candeletta è arrivata, che non va più, diamo proprio una leggera stretta, oppure lasciamo quel modo e va bene così. Poi se riesco a trovare su internet a quante newton metro vanno strette, ve le lascio qui scritte da qualche parte. Comunque, anche a mano, una volta che sentiamo che è arrivata battuta, ci possiamo fermare. Perfetto. Prendiamo la seconda candeletta, tanto sono tutte uguali, calamita sulla testa, e andiamo a metterla lì nel foro. Vedete? Ecco fatto. Una volta messa, prendiamo il bussolotto da 10. Ecco fatto. Una volta entrato il bussolotto possiamo stringere. Stringiamo sempre prima a mano, prendiamo il nostro cricchetto. Perfetto. Tanto non vanno strette a morte. Ottimo. Andiamo a mettere la terza calamita. Faretto, facciamo un po' di luce e andiamo a inserirla qui nel foro. Perfetto, cricchetto, poi basta anche una chiave normale, io ora ho il cricchetto. Ottimo, andiamo a mettere l'ultima, che è un po' più complicata perché c'è lo spazio ristretto, la facciamo passare qui in mezzo. Ecco fatto, una volta inserita la candeletta togliamo la calamita e andiamo ad inserire il bussolotto. Perfetto. E adesso vi faccio vedere tutte e quattro le candelette. Allora, una, eccola lì, due, la terza e la quarta più giù, eccola lì. Perfetto. E adesso andiamo semplicemente a mettere i nostri cavetti. Quindi appoggiamo il cavetto sulla candeletta, mettiamo il bel pollicione qui sopra sulla plastica e spingiamo e sentiamo un tac.
Tac. E uno è andato. Ci assicuriamo che sia bello saldo. E passiamo a quello accanto. Facciamo passare qui in mezzo. Spingiamo. Tac. E anche questo è andato. Prendiamo il terzo. Lo andiamo ad appoggiare sopra. E schiacciamo qui sulla plastica. Tac. E il quarto, questo qui, più lungo, che va qui nell'ultimo. Lo appoggiamo sopra e schiacciamo. Tac. Ci assicuriamo che siano tutti e quattro belli saldi. Perfetto. A questo punto andiamo a ricollegare il nostro connettore, che è questo qui. Lo inseriamo. Tac. Perfetto. Adesso andiamo a provare le candelette con un voltmetro. L'ho messo qui sul buzzer dove c'è il suono acustico. Vedete? Così suona. Quindi mettiamo la massa sul filetto in questo modo e poi appoggiamo questo sul retro. Ecco, abbiamo beccato proprio la prima che sembra non funzionare. Poi faremo la prova anche con la batteria, quindi con l'incandescenza. Questa funziona, vedete? Questa uguale. Proviamo l'ultima. Questa uguale. Io metterei prima la massa, quindi la massa qui sul filetto e appoggiamo il più qui. Vedete? La candeletta funziona, fa l'incandescenza. Uff, basta. Ah, ma voi siete qui, amici? Oh, scusate, mi ero dimenticato di voi. Niente, arrivato a fine video, come avete potuto notare, il lavoro è semplicissimo. Naturalmente va fatto sempre con cautela e pazienza. E bisogna adottare sempre tre cose. Motore caldo, soffiare con l'aria compressa per portare via lo sporco e bagno di WD-40. Una volta adottate queste tre cose, svitare le candelette sarà semplicissimo. Naturalmente, mi raccomando, andiamoci sempre con cautela. Niente, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non vi siete già iscritti, di attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno. E io vi saluto sempre alla solita maniera, cioè con il fischio. Ciao belli!